Edizione record in Valseriana per il progetto On the Road, ben 33 ragazzi impegnati in 8 comuni. Obiettivo: attraverso una maggior consapevolezza ridurre gli incidenti e azzerare le vittime della strada. Festa a Clusone in Piazza Orologio, consegnata la bandiera dei borghi più belli d'Italia. Ora la sfida è restare nell'esclusivo club. Lavori in arrivo a Villadogna per la pensilina, il bar vicino al municipio di proprietà del comune. Si cerca anche il gestore. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Obiettivi ambiziosi per On the Road. Il progetto educativo non solo si propone di aumentare la consapevolezza dei ragazzi sui temi della sicurezza e della legalità, ma anche arrivare a ridurre gli incidenti e azzerare le vittime della strada in Valseriana. Oggi la conclusione di un'esperienza che ha visto protagonisti più di 30 ragazzi. Edizione record in Valseriana per il progetto On the Road. 33 studenti tra i 16 e i 18 anni hanno vissuto l'esperienza educativa in 8 comuni del territorio. Giunta alla seconda edizione, l'iniziativa, che prosegue nel solco della collaborazione avviata nell'anno del quindicesimo del progetto con la comunità montana valleseriana, si è svolta da venerdì 1 a domenica 3 dicembre. Partner anche il Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore, che ha dato la possibilità a 3 giovani di vivere l'esperienza sul campo. La conclusione con la restituzione delle esperienze nella sede della comunità montana a Clusone. Beh, il fatto stesso che la restituzione dei ragazzi avvenga in comunità montana dice appunto la parola comunità montana, una comunità che si è unita attraverso la disponibilità dell'ente, attraverso la disponibilità di numerosi comuni e soprattutto diversi ragazzi, pensate oltre 33 delle nostre scuole del territorio, che appunto insieme ai comandi di polizia locale e alle istituzioni hanno fatto sistema. E allora la proposta che un po' scaturisce quest'oggi è quella di continuare a fare rete, a fare sistema, perché insieme possiamo, dobbiamo riuscire a ridurre l'incidentalità sulle nostre strade, proprio qui dove il progetto è nato, e soprattutto ad azzerare i morti, ad azzerare le vittime sulle strade della Valseriana. Questo credo possa essere veramente un obiettivo che insieme, solo insieme, possiamo raggiungere, coinvolgendo giovani che educano giovani. I 33 studenti, 10 dell'Istituto Fantoni di Clusone e 23 del Romero di Albino, hanno vissuto più esperienze al fianco della polizia locale di Alzano Lombardo, Ardesio, Castione della Presolana, Clusone, Gandino, Nembro, Pradalunga, Rovetta e dell'Unione Comuni della Presolana. Avrebbero potuto fare di più, ma il maltempo non ci ha certo aiutato. Sarebbero stati anche sui nostri impianti, meravigliosi impianti sciistici, che avrebbero potuto aprire. La pioggia, il freddo, oggi la neve. Insomma, hanno comunque fatto molto, hanno potuto vivere l'esperienza appunto nei comandi di polizia locale, hanno potuto vivere sulle ambulanze la dimensione del soccorso sanitario, hanno potuto vivere con alcune istituzioni anche l'avvicinamento a quelle che sono le forze dell'ordine. Insomma, un'esperienza sempre molto forte. E poi la notte On the Road a Clusone, che sempre ovviamente è una notte particolare, dove ci si rende veramente conto che si esce per salvare vite, non certamente per disturbare o multare o sanzionare, ma per prevenire appunto gli incidenti. Ma sentiamo le impressioni sull'esperienza vissuta dalla voce di alcuni dei protagonisti. Ho imparato numerose lezioni sia sulla legge, ma anche su come ci si comporta sulla strada, e dal punto di vista degli agenti, che non sono i guastafeste che vengono a rompere le scatole, ma vengono perché se ti fermano viaggi in condizioni in cui puoi essere un pericolo per te stesso e per gli altri. L'ho trovato interessante perché mi ha permesso anche di vedere come si sta dall'altra parte. Ed è comunque una cosa che viene sottovalutata, perché quando noi magari ci veniamo fermati o cose del genere, ci capita di generalizzare, di vederla un po' come una sfortuna, però vista dall'altra parte, cioè, si vede che comunque cercano di fare il loro lavoro con professionalità e
facendo comunque il mestiere che appunto è il loro compito, e quindi riescono ad affrontare comunque il loro lavoro anche mostrando una certa empatia, ma promuovendo sempre il rispetto delle regole. Con questa macchina stiamo vedendo la velocità delle macchine, sia in senso, in questo senso che nel senso, nell'altro senso. A parte il freddo, direi che è molto interessante e è un'esperienza, diciamo, sicuramente particolare e inusuale, perché di solito ovviamente non sono abituata a fare queste esperienze, però mi sta piacendo. Vai Enzo, racconta un po' le nostre avventure. Abbiamo controllato che non ci fossero macchine in divieto di sosta, abbiamo controllato che tutto fosse in regola e che tutto si stesse svolgendo nei limiti della legge. Ho capito tutto quello che ci stava dietro al mondo della polizia locale, che non fanno solo le multe, ma fanno anche molto altro che noi non vediamo. Festa sabato a Clusone, dove in piazza Orologio è stata consegnata al sindaco Massimo Mostabilini la bandiera dei borghi più belli d'Italia, prestigioso club nel quale la cittadina ha fatto da poco il suo ingresso. È un giorno speciale per Clusone, Massimo Mostabilini. Oggi a tutti gli effetti siete uno dei borghi più belli d'Italia. Finalmente la cerimonia ufficiale che sancisce questa bellissima novità di quest'anno. Era un traguardo che abbiamo cercato tanto, perché sapevamo, come è stato detto più volte qui oggi, non devo dirlo io sindaco di Clusone, ma l'hanno detto anche altri sindaci e altri rappresentanti delle istituzioni, che Clusone è uno dei borghi più belli d'Italia. E così, con questo riconoscimento, ce lo siamo detti poi una volta per tutte. Quindi è un riconoscimento che ci inorgoglisce molto, che non era scontato, perché molte sono le bocciature che vengono fatte in base alle candidature. Noi siamo stati ammessi a pieno titolo, il che vuol dire che veramente ce lo meritiamo proprio. Stasera qui c'è stata tutta la comunità, le associazioni di tutti i settori, sportivo, sociale, sociosanitario, culturale. È stato proprio bellissimo, tutto allietato dalla banda e dal nostro coro Idica. Un onore e un onore, perché adesso questo riconoscimento va mantenuto e hai chiesto aiuto anche a tutta la comunità. Sì, assolutamente. Quando vengono riconosciute, quando viene ottenuto un riconoscimento simile, va anche mantenuto, così come la bandiera arancione. Per cui dovremo fare in modo giorno dopo giorno di crederci, di valorizzare il nostro borgo, di tenerlo pulito, di tenerlo in ordine, di migliorarlo sempre di più e soprattutto a livello di comunità, appunto, di viverlo con tanto orgoglio, tanta passione, perché è il modo migliore per far trasparire questa bellezza che è insita all'interno di ciascuno di noi e del nostro borgo. Non poteva mancare Sara Riva, coordinatrice regionale dei borghi più belli d'Italia, nonché sindaco di Gromo, a questa consegna speciale del riconoscimento dei borghi più belli d'Italia a Clusone questa sera. È stato bello anche spiegare alla gente di Clusone, a tutta la comunità, che cosa vuol dire far parte di questo gruppo. Assolutamente sì, per me questa sera è stato un grandissimo onore poter dare il benvenuto al comune di Clusone da parte di tutti, ovviamente, i borghi più belli d'Italia della Lombardia, che ho il piacere di rappresentare. E ci tenevo a far presente che entrare nei borghi più belli d'Italia non è assolutamente un passaggio scontato, è un riconoscimento molto prestigioso, frutto sicuramente dell'impegno, del lavoro dell'amministrazione comunale e probabilmente anche di tutte le realtà del territorio. È un riconoscimento non scontato, che prevede di tenere in considerazione tantissimi parametri, da quelli legati alla bellezza del territorio che sicuramente Clusone può offrire,
ma anche alla ricchezza delle attività proposte, all'importanza dell'accoglienza e via dicendo. Abbiamo dato questo benvenuto in maniera simbolica, donando appunto un abete che viene proprio da Gromo e che è simbolo di vita, di novità, quindi diciamo che Clusonese rappresenta una grande novità, una nuova nascita in questa famiglia dei borghi più belli d'Italia. Come ho avuto modo di evidenziare, si tratta proprio non di una semplice associazione, ma di una famiglia dove i comuni fanno squadra e adesso sarà un grandissimo punto di forza anche per i comuni vicini avere anche Clusone. Come ho avuto modo di specificare, abbiamo Gromo, Clusone, Lovere, Monteisola e Bienno in meno di 60 chilometri. I turisti, gli appassionati dei borghi sicuramente saranno incentivati a visitarli. Cambiamo argomento, anche la provincia entra a far parte della rete bibliotecaria bergamasca. Sentiamo. La conferenza dei sindaci della rete bibliotecaria bergamasca ha approvato la nuova convenzione per il triennio 2024-2026. Tra le novità, l'ingresso della provincia di Bergamo come ente principale della rete al fianco dei comuni. Il testo della nuova convenzione dovrà ora passare in tutti i consigli comunali e in consiglio provinciale per l'approvazione definitiva entro fine anno. La rete bibliotecaria bergamasca sarà quindi formata dai 6 sistemi bibliotecari rappresentativi di tutti i comuni e dalla provincia. Tra gli obiettivi rientrano quelli di facilitare la fruizione universale dei servizi bibliotecari, promuovere e diffondere la lettura, acquisire e catalogare il patrimonio documentario, implementare il servizio di interprestito del patrimonio stesso, favorire l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi bibliotecari e al contempo cercare di ridurre il divario digitale, oltre che sviluppare nuovi strumenti di comunicazione e informazione, promuovere la qualità dei servizi offerti dalle biblioteche, concorrere alla promozione e realizzazione di attività e servizi culturali come eventi, festival e rassegne. Lavori in arrivo a Villa Dogna per la Pensilina, il bar di proprietà comunale vicino al municipio, e si cerca anche il gestore. È stato pubblicato da poco il bando per la gestione del bar stazione di Villa Dogna, la cosiddetta Pensilina, che è un immobile di proprietà comunale. Che cosa prevede questo bando? Esattamente, il bar stazione Pensilina è un immobile di proprietà comunale, la gestione del servizio scade adesso il 31 dicembre 2023, decorsi appunto i 12 anni, 6 anni più 6 anni di gestione, nel 2024 quindi ci sarà un nuovo gestore. Il bando è stato pubblicato recentemente e ha scadenza il 27 dicembre alle ore 12, quindi per chi volesse presentare l'offerta appunto entro questa data. Come è scritto anche nel bando e nell'avviso, come amministrazione comunale, essendo appunto un immobile di proprietà pubblica, abbiamo deciso come amministrazione di intervenire su questo immobile con un intervento abbastanza importante di manutenzione straordinaria. Quindi il contratto di gestione decorrerà al termine sostanzialmente dei lavori, che prevediamo possano durare qualche mese, quindi i primi mesi del 2024 ci saranno questi lavori di manutenzione interna all'immobile, quindi il rifacimento dell'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e un rifacimento anche della planimetria generale del locale. Appunto, come dicevo, decorrerà poi il contratto di gestione terminati i lavori. La presentazione delle offerte, dicevo, il 27 dicembre. Qual è la base d'asta di partenza prevista nel bando? Sì, la base d'asta di concessione è stata fissata a 15.000 euro più IVA all'anno, il contratto sarà un contratto appunto d'affitto di 6 anni, eventualmente prorogabile di ulteriori 6, quindi 6 più 6. Parliamo adesso di un tema su cui spesso le generazioni si confrontano con esiti opposti. L'uso della tecnologia diventa un problema per i cittadini più anziani, in particolare quando si tratta di utilizzarla per i servizi della sanità e semplici operazioni diventano difficili. Sentiamo la testimonianza a questo proposito di una cittadina. Si parla tanto di sanità e delle varie problematiche legate a medici ed infermieri, non ci si ferma però a riflettere anche sulle difficoltà che gli utenti possono avere, in particolare con lo sviluppo della tecnologia, con l'utilizzo della tecnologia. Ecco, ci racconti il suo caso.
Sì, allora semplicemente settimana scorsa i miei genitori si sono recati al Papa Giovanni a Bergamo per un semplice ritiro di, un esame diagnostico e giustamente avevano prenotato come da indicazioni con l'app Solari. In realtà arrivati lì l'addetta dell'ufficio si è resa conto che la prenotazione è sbagliata. In teoria loro avrebbero dovuto riprenotare e ritornare in seguito quando si trattava semplicemente di aprire un cassetto ed estrarre l'esame che stavano aspettando, e quindi è sorta un po' tra di noi anche questa riflessione, perché i miei genitori non sono ultra ottantenni, quindi sono persone ancora molto attive, molto in gamba, autonome, però tante volte non ci rendiamo conto che l'accessibilità agli utenti di tanti servizi e tante applicazioni in alcuni casi può essere pregiudicata proprio dall'utilizzo di queste app. È sorta quindi questa riflessione che io poi ho trasmesso alla direttrice del Papa Giovanni e mi sono permessa di intitolarla Buon senso versus app, proprio perché tante volte perdiamo un po' di mira quello che è la centralità della persona. In alcuni casi va bene l'utilizzo delle app perché hanno sicuramente reso più efficaci, più veloci questi sistemi di prenotazione, però non perdiamo di vista il fatto che abbiamo comunque sempre di fronte delle persone, magari anziane, che non hanno tanta dimestichezza con questo tipo di strumenti, che quindi in alcuni casi vanno supportate e tante volte bisogna superare queste barriere. Quindi sia lo sviluppo della tecnologia, ok, ma anche il rispetto delle persone più anziane attraverso, rimanendo nella tradizione, possiamo dire. Esatto, capire anche la situazione. Tante volte le persone anziane non riescono proprio ad utilizzare queste app. Premetto che noi comunque abbiamo di fronte un'azienda ospedaliera d'eccellenza e sottolineo il fatto che appena io ho scritto, il giorno dopo loro mi hanno contattato chiedendomi cosa fosse successo e quindi si sono presi in carico l'analisi del caso. Quindi questo denota una grande professionalità da parte di tutti quanti gli operatori, e questo è sicuramente un elemento di nota. Oggi la Chiesa ricorda Santa Barbara, patrona dei minatori e dei vigili del fuoco. Ieri giornata di festa a Pradalunga, per noi c'era Simone Masper. Siamo qui a festeggiare, diciamo, la nostra patrona che è Santa Barbara. Solitamente è più una festa quasi a livello familiare, perché si cerca di invitare hobbisti e stendisti del paese o comunque amici che sono un po' in giro. Iniziative oggi, ce le racconta un po'? Allora sì, abbiamo un po' di stand vari, da, non so, dal cibo, quelli dei formaggi e così, ci sono alcuni artigiani del legno, poi ci sono alcune attrazioni, non so, per i più piccoli il giro in Ferrari, poi ci sono gli arcieri qui nel cortile, ci sono i ragazzi del soft air, Jackal, per cui c'è un po' di tutto. Nel pomeriggio ci sarà l'intrattenimento con il gruppo dei Regnocco, con i giochi di legno di una volta e con tante attività sia per grandi che per piccini. Una piccola comunità la vostra, ma sempre molto operativa con le realtà del territorio. Sì, noi siamo abbastanza, diciamo, legati alla nostra santa, la patrona, anche perché è collegata al discorso delle pietre coti, quindi Pradalunga è nata proprio da quello. Erano tutti, diciamo, minatori, cavatori di pietra, e grazie anche al contributo, all'aiuto degli amici della protezione civile, che sono sempre molto disponibili sia per portare la santa con la protezione, anche con la processione e anche per il discorso viabilità e tutto quanto. Siamo legati particolarmente alla santa, perché è proprio fonte di sostegno, come l'hanno sempre vista i nostri cari, diciamo, minatori. Hai cavato anche per la festa del volontariato un'altra delle vostre attività? Allora, una parte del ricavato va poi a supportare quella che è la festa del volontariato, e una parte noi come associazione Ateco negli anni abbiamo sempre contribuito ad aiutare, diciamo, o famiglie con, diciamo, delle fragilità, oppure la scuola elementare, la scuola materna. Cerchiamo comunque di aiutare e di lasciare quello ricavato sul territorio, quindi del paese. E adesso è il momento di scoprire quale tema verrà affrontato questa settimana nella nostra trasmissione Sasso nello Stagno.
Domani sera tornerà l'appuntamento classicissimo del martedì con il Sassone allo Stagno, questa settimana da Costa Volpino, dove abbiamo parlato di mercato tutelato e mercato libero di luce e gas. Sapete di cosa stiamo parlando? State attenti ai prezzi, controllate le bollette, cercate risparmio. Questo ed altro nel Sassone allo Stagno di domani, adesso un'intervista in anteprima. Mercato libero. Abbiamo tutte le aziende che possono proporre ciascuno al proprio prezzo, mercato tutelato, c'è qualcuno dall'alto che stabilisce dei tetti massimi di costo. Bene, e secondo te qual è il meglio? Mercato libero permetterebbe più concorrenza tra un'azienda e l'altra e quindi magari anche dei prezzi più vantaggiosi per quelle che vogliono attirare della clientela. Mercato tutelato potrebbe evitare delle spese eccessive, dei costi individuali eccessivi. E quindi? E quindi dipende da quanto uno è capace di consumare a casa. E magari anche di informarsi sulle varie offerte, o secondo te? Assolutamente. Sicuramente per alcuni periodi possono essere vantaggiose alcune offerte che vengono fatte da alcune compagnie. Per altri periodi magari il prezzo cambia. E tu magari la sera, con un po' più di tempo libero, controlli le varie offerte delle varie compagnie? Io ultimamente ho cambiato il mio gestore e mi sta proponendo un prezzo buono. Quando dovesse cominciare a variare potrei informarmi altrove. Però le stai attenta alle bollette. Sì. quindi se c'è quel cambiamento di qualche centesimo... Se dovesse diventare una variazione importante, sì, potrei pensare di cambiare. E mi dicevi che ti informi attraverso internet, attraverso i giornali? Preferisco internet come mezzo di informazione. Oppure le telefonate dei call center? Quelle tento di schivarle. Perché? Perché tante volte partono con delle informazioni errate a partire dai nomi e dai cognomi della persona che sta telefonando, l'indirizzo addirittura faceva riferimento al mio vecchio indirizzo di residenza, quindi non sempre sono persone che stanno contattandoti per delle offerte effettivamente utili, ma semplicemente per proporre i loro prodotti. Apriamo ora la nostra pagina degli auguri, questa sera dedicata a Giovanna Merelli della stazione di Vertova. Tanti auguri di buon compleanno dalla famiglia di Mario Merelli di Fiorano al Serio. Aggiungiamo anche i nostri di auguri. E adesso i programmi di Antenna 2, questa sera alle 20 la preghiera d'avvento a cura dell'oratorio di Clusone, primo appuntamento per questo avvento con appunto la preghiera a cura dell'oratorio. Alle 20:10 il calcio con A tutta di e poi a seguire tempi supplementari. Alle 22:30 la seconda edizione del telegiornale. Alle 23:10 la partita di calcio Vertovese-Bedizzolese, a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG. E adesso l'almanacco, domani è martedì 5 dicembre, il sole sorge alle 7:40 e tramonta alle 16:41, la luna è all'ultimo quarto, sorge alle 23:26 di oggi e tramonta alle 13:13 di domani. La chiesa ricorda domani San Guglielmo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordo, dopo il telegiornale, l'appuntamento con il TG Sport e a seguire le previsioni del tempo. Buona serata.